Siamo nel 2008. Tutte le più grandi banche americane rischiano il fallimento. C'è il panico. Eppure c'è qualcuno che rimane calmo. JP Morgan diventa forte come mai prima. Un successo reso possibile dalle intuizioni di una singola persona, un personaggio particolare. Oggi parliamo di lui, del banchiere più potente degli Stati Uniti, Jamie Dimon. Ciao a tutti, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi parliamo di Jamie Dimon, quello che per molti è il banchiere più potente d'America. Se non avete mai sentito parlare, sappiate che la sua è praticamente una storia da film. Niente a che fare con l'immagine di un classico, noioso uomo d'affari sempre in giacca e cravatta. Sì, è vero, lui giacca e cravatta se li mette ovviamente, però è un personaggio a sé stante. Jamie Dimon nasce a New York nel 1956. Suo padre è Theodore Dimon, un rispettatissimo broker di origine greca. La famiglia di Jamie è benestante, per usare un eufemismo, tanto che qualche anno dopo la sua nascita si trasferiscono a Manhattan nell'esclusivo Upper East Side. Già all'età di 9 anni, Jamie dice al padre che quando crescerà diventerà ricchissimo. Il giovane Dimon infatti ha molta fiducia in se stesso, è un asso negli sport e ha successo con le ragazze e ha molti amici. Il tipico ragazzotto americano. In quel periodo chi lo conosce lo chiama Mad Dog, cane pazzo, uno che non ha paura di niente e di nessuno e soprattutto che non ha paura di andare contro le convenzioni diffuse. Certo, è facile quando hai anche i soldi da parte. A scuola non va molto bene, dopo il diploma viene rifiutato dalla Brown University di Providence. Dimon allora va a studiare alla Tufts di Boston, così dopo essersi laureato in economia viene assunto alla Hayden Stone. Non si tratta di una società qualsiasi, la Hayden Stone fa parte di Shearson, un gruppo bancario di cui è presidente Sandy Weill. Weill già all'epoca è uno dei finanzieri più influenti d'America, nonché amico dei genitori di Dimon. E qui tornano le origini che contano. E insomma, non è assurdo pensare che gli abbiano dato una mano. Ai suoi inizi quindi Dimon riesce a entrare nel mondo della finanza, eppure la sua carriera non sembra affatto promettente. Ma dopo la breve esperienza alla Shearson, Dimon cambia rotta. Decide finalmente di non voler essere soltanto un mediocre impiegato per tutta la vita. Tra l'altro poi con un lavoro trovato grazie ai genitori. Così decide di impegnarsi. Per fare esperienza lavora 2 anni in Boston Consulting Group, uno dei gruppi consulenziali più importanti al mondo. E nel frattempo inizia a studiare in modo serio, finalmente. Nel 1980 riesce ad essere ammesso niente meno che dalla Harvard Business School, uno dei college più prestigiosi e selettivi al mondo. Dimon ne esce con un Master in Business Administration nel 1982. E stavolta è tutt'altra musica. Il giovane ora ha tutte le carte in regola per sfondare. Ha esperienza, ha un titolo accademico, ha gli agganci giusti. Cominciano a piovergli addosso diverse offerte dalle principali banche di Wall Street. Parliamo di giganti come Goldman Sachs, Lehman Brothers, che al tempo ancora andava molto bene, e Morgan Stanley. Tuttavia Dimon declina ogni offerta perché ne ha ricevuta già una che gli fa gola. Sandy Weill, infatti, gli ha chiesto di diventare il suo assistente personale. Dal punto di vista economico, in realtà l'offerta non è così allettante, almeno stando a quanto dice lo stesso Dimon nelle sue memorie in futuro. Ma Sandy Weill è un gigante della finanza. Infatti nel 1981 Shearson viene acquisita per 915 milioni di dollari dalla American Express e lo stesso Weill diventa presidente proprio di American Express. Lavorare per lui, anche se solo come assistente, a quanto pare è un'ottima occasione per lanciare la propria carriera, per provare a farsi notare da chi conta. E Dimon, come sappiamo, ci riuscirà alla grande. Passano 4 anni, Jamie Dimon ormai è diventato l'ombra di Sandy Weill. Lo segue in qualsiasi momento, qualsiasi cosa ci sia da fare. E lo vediamo in un episodio avvenuto nel 1985. In quell'anno Weill propone al CDA di American Express di vendere il Fireman's Fund. Il CDA però si oppone, è troppo importante. Sandy Weill la prende però sul personale e lascia American Express. E cosa si fa a questo punto? A Dimon viene addirittura chiesto di rimanere, ma lui sceglie di continuare a seguire il suo mentore. Segnatevelo questo, è un evento importantissimo. Weill nel frattempo vuole tornare all'apice di Wall Street. Per farlo ha bisogno di un nuovo punto di partenza. I soldi non gli mancano a molti contatti. Il piano quindi è acquisire una piccola banca in difficoltà da ristrutturare, per poi farla riprendere ed eventualmente rivenderla ad un prezzo più alto. A individuare la gallina dalle uova d'oro però non sarà Weill, ma proprio Jamie Dimon.
Dimon individua la Commercial Credit, un istituto finanziario di Baltimora che non se la sta passando benissimo. Commercial Credit appartiene alla Control Data Corporation, un grande conglomerato che si occupa di tecnologia ed elaborazione di dati. Whale e Dimon convincono la Control Data Corporation a cedere l'80% di Commercial Credit. Whale stesso personalmente investe 7 milioni di dollari. Anche Dimon mette sul piatto tutto il suo patrimonio di allora, pari a 425 mila dollari. Una volta acquisita Commercial Credit, Whale assegna subito a Dimon il ruolo di Chief Financial Officer. Un ruolo nuovo per Dimon, che però è perfetto per le sue capacità e il suo carattere. Difatti, sa già cosa fare: tagliare i costi e le spese inutili, senza pietà se necessario. Per Dimon, Commercial Credit ha troppe filiali e troppi dipendenti, circa 4.600, e da squalo qual è, provvede subito a licenziarne il 10%. Ancora, Commercial Credit possiede il 21% di una società di intermediazione di Minneapolis. Bene, è un asset di cui Dimon si può liberare facilmente per fare cassa. In poco tempo, Whale e Dimon ristrutturano Commercial Credit e la rendono resistente a ogni possibile shock. Tanto che durante il lunedì nero del 1987, la banca regge senza problemi gli effetti della crisi, a differenza di gran parte delle altre. Hanno creato un sistema antifragile. Ad altri istituti finanziari, infatti, non va così bene e anche grosse banche si trovano in difficoltà. Ma quella che per tutti è una crisi, per Dimon e Whale è un'occasione d'oro. Possono sfruttare le debolezze di tutte queste banche per acquisirle e per poi metterle in ordine come hanno fatto con Commercial Credit. Così, dopo il lunedì nero, Whale e Dimon capiscono che è il momento di agire. È il 1988. Commercial Credit assorbe la compagnia assicurativa Primerica. Investe 1,7 miliardi di dollari e ne prende anche il nome, visto che era un marchio più forte. 5 anni dopo, nel 1993, Primerica estende ancora di più il suo raggio d'azione. Porta a termine una fusione da 4 miliardi di dollari con la più importante compagnia assicurativa del momento, Travelers. Così Commercial Credit, che era diventata Primerica, ora cambia di nuovo il nome in Travelers Group. E ad ogni nuova acquisizione o nuova fusione è Dimon che si occupa di razionalizzare i costi. Fa tornare in positivo e inutile istituti presi con i bilanci in profondo rosso. E lo fa attraverso tagli e riorganizzazioni. In altre parole, Dimon punta a migliorare l'efficienza delle risorse più redditizie e a liberarsi di tutto ciò che non funziona. Ma se Dimon cresce, il duo inizia ad avere problemi. L'ultimo atto dell'ascesa di Whale e Dimon come duo arriva nel 1998. Travelers Group, la loro realtà, si fonde con il gruppo bancario Citicorp, una fusione da circa 70 miliardi di dollari. Con questa fusione viene creato il più grande colosso bancario d'America e del mondo. Nasce finalmente Citigroup, quella che sarà in futuro e tutt'oggi una delle realtà più importanti nel panorama finanziario globale. Il New York Times, pensate, la definisce la società per servizi finanziari più grande al mondo. Dimon, che è già diventato noto come uno dei più abili amministratori finanziari in circolazione, diventa presidente di Citigroup. Tutti danno per scontato che sia lui l'erede designato di Sandy Whale. Quindi Dimon è a un passo dal diventare il CEO della più grande banca d'America. Qualcosa però va storto. Nel novembre del 1998, Whale gli chiede di rassegnare le dimissioni. È il caso del momento. Si tratta di una sorpresa per tutti. A lungo tutti discuteranno sul motivo di questo addio. Tra l'altro è avvenuto subito dopo un ritiro aziendale. Alcuni diranno che è stata colpa delle divergenze con Will sulle strategie da seguire. Altri suggeriranno che Dimon fosse stato licenziato per il suo cattivo rapporto con la figlia di Whale, Jessica. Infatti Jessica era stata assunta un anno prima in una loro azienda, ma pare che Dimon non la considerasse per niente idonea a quel ruolo. Quale che sia la verità, all'improvviso Dimon si dimette e resta senza lavoro. Però l'abbiamo visto. Non è uno abituato a stare con le mani in mano. La storia per cui lo ricordiamo oggi, infatti, inizia proprio in questo istante. Jamie Dimon è stato costretto a lasciare Citigroup e non ha più un lavoro. Certo, ma questo non vuol dire che si trovi in difficoltà. Fino al 1998 ha guadagnato 650.000 dollari all'anno ed ha ricevuto una buona uscita da 30 milioni di dollari. In totale, a fine anni 90, il suo patrimonio ammontava a circa 100 milioni di dollari. Non vuole restare senza far nulla e soprattutto vuole vendicarsi di Whale. Dopotutto lo ha fatto fuori dopo oltre 10 anni di lavoro insieme. Certo, le offerte di lavoro non mancano a questo punto. Lo contattano l'inglese Barclays, il fondo di George Soros e persino Amazon, che ancora è un po' piccola. Sul finire del 1999, alla fine, Dimon accetta il ruolo di CEO della Bank One, all'epoca il quinto conglomerato bancario più grande d'America. Ma quell'anno gestirlo sarebbe stata una sfida quasi impossibile.
Nel 99 il gruppo è in gravi difficoltà finanziarie, problemi dovuti soprattutto alla fuga dei clienti a causa dei servizi diventati molto obsoleti. E Diamond cosa fa? Quello che fa tutte le volte. Inizia licenziando migliaia di dipendenti per tagliare i costi. Sostituisce quasi tutta la squadra dei manager. Taglia le spese come cellulari e macchine aziendali e abbonamenti a riviste. E punta forte su un nuovo servizio clienti. Con queste mosse Diamond vuole mettere in pratica appieno una sua teoria. La teoria del bilancio fortezza. In parole povere, per Diamond il bilancio fortezza è una situazione in cui una banca è organizzata in modo da avere sempre molta liquidità. Sia per fare investimenti che per proteggersi da qualsiasi imprevisto. Il punto della sua teoria però è come raggiungere in pratica questo risultato. Il fulcro concettualmente è semplice, fare in modo che la banca sia indebitata il meno possibile. Lo si fa di conseguenza facendo piani a lungo termine, con l'ottica di essere sempre pronti al peggio. La banca sì, crescerà in modo meno rapido, ma se dovesse arrivare l'inevitabile crisi che arriva in maniera ciclica ogni tot, potrà sfruttare la debolezza delle altre banche. Potrà sfruttare il momento per acquisirle o per investire in servizi migliori per togliere clienti alle altre, visto che se le altre banche sono in difficoltà non avrebbero potuto rispondere investendo a loro volta. Così con Bank One i risultati arrivano molto presto. Nel 2003 la compagnia, dopo anni in perdita, registra 3,5 miliardi di dollari di utili. E a questo punto Diamond sa già cosa fare. Trovare un'altra grande banca in difficoltà con cui fondersi e creare un nuovo colosso finanziario in grado di competere con Citigroup, il gruppo di Will. Così Diamond punta a qualcuno che conosciamo, JP Morgan Chase, una delle banche più antiche di Wall Street, di cui tra l'altro vi abbiamo raccontato la nascita in quest'altro video. Agli inizi del 2000, JP Morgan Chase è in crisi e è stata coinvolta in una serie di scandali, tra cui la truffa della compagnia texana Enron. Ricordate? Abbiamo parlato anche di questo in un altro video. Per risollevarsi, JP Morgan Chase ha bisogno di una riorganizzazione radicale, proprio il campo di Diamond. La fusione tra Bank One e JP Morgan Chase si conclude a luglio del 2004, dopo una serie di trattative. Bank One addirittura per l'operazione paga quasi 60 miliardi di dollari. In quell'istante il nuovo gruppo, che mantiene il nome di JP Morgan Chase anche per una questione di prestigio, arriva a possedere 2.300 filiali in 17 stati, 1.000 miliardi di dollari in asset. In pratica, dopo la fusione, diventa la seconda banca più grande al mondo. E chi c'è al primo posto? Beh, c'è Citigroup, il suo ex capo Sandy Weill. Ottimo, ma Diamond, visto il suo carattere, non è soddisfatto. Vuole superare il mentore che l'ha tradito. Con JP Morgan, Diamond applica di nuovo la sua teoria per costruire un bilancio fortezza. E nel farlo, applicando i suoi metodi, si accorge soprattutto di una cosa. Siamo negli anni della grande crescita dei primi anni 2000. Il settore finanziario fa i soldi con la pala, soprattutto grazie al sistema che si regge sull'erogazione dei mutui subprime. Prestiti concessi a persone che hanno storie creditizie difficili, quindi che potrebbero anche non ripagarli. Ma finché tutti pagano, tutti possono guadagnarci sopra. E la banca di Diamond aveva investito in molti titoli legati ai mutui subprime. Quasi tutti al tempo considerano i mutui come un investimento sempre sicuro e infatti quasi tutte le banche agiscono di conseguenza. Vedono gli investimenti in mutui come soldi facili. Per il metodo di gestione elaborato da Diamond, però, qualcosa non va, qualcosa puzza. Applicando i suoi strumenti di analisi, Diamond si accorge che possono essere un investimento rischioso questi mutui. È uno dei pochissimi tra i grandi banchieri americani a capirlo prima del tempo. Così Diamond decide di andare contro l'opinione più diffusa, ma anche contro i consigli di colleghi e dipendenti. Quasi tutti gli dicono che i mutui subprime sono sicuri, che lasciando quella fetta di mercato ad altri avrebbero solo buttato via dei soldi. Ma Diamond non si fida, si fida di più del suo metodo. Poco importa, nell'ambiente dicono che è diventato pazzo. Nel 2006 inizia a liberarsi di 12 miliardi di dollari di titoli sui mutui immobiliari. A questo punto, in tanti addirittura lo deridono. Non immaginano che proprio questa mossa lo renderà il più potente banchiere d'America. È il 2007. La crisi dei mutui che quasi tutti consideravano impossibile inizia. Anche se nessuno se ne accorge veramente fino a marzo 2008. Ma perché? Beh, perché stavano facendo tutti troppi soldi. Per tutti i primi anni 2000, le banche commerciali, quelle da cui apriamo i conti e si chiedono i prestiti, avevano concesso mutui praticamente a chiunque. Quindi le banche commerciali erano proprietarie di un credito nei confronti delle famiglie. Certo, poi dovevano aspettare i dovuti anni per rientrare del prestito, dovevano ricevere le rate. Ma per non aspettare tutto questo tempo, allora iniziarono a impacchettare il credito e a venderlo a banche di investimento di Wall Street. Questa era una pratica che ormai già c'era da molto tempo. Si creava uno strumento finanziario che dava diritto a ricevere dei soldi a rate per molto tempo. E questi soldi non erano altro che le rate dei mutui.
qua iniziava la parte complessa. Le banche di Wall Street apprezzavano molto questi strumenti finanziari e cercano sempre di più di comprare pacchetti di mutui dalle banche commerciali. Più si amplia il mercato, più complessi diventano i pacchetti. Alcune volte vengono smembrati e ricollocati in altri pacchetti. Altre volte si creano altri strumenti finanziari che assicurano contro la caduta dei primi, soprattutto da parte di chi prevede il rischio. Insomma, gli investitori e gli addetti ai lavori sfruttano ogni occasione di guadagno, perché ad ogni pacchetto creato e venduto si intascano le commissioni. Commissioni per le banche commerciali che offrono i mutui, commissioni per le banche di investimento che creano gli strumenti finanziari, commissioni per i fondi che investono in questi strumenti. Guadagnano tutti. Le banche così guadagnano sempre di più, almeno finché la musica non si ferma. La musica si ferma quando le fondamenta del sistema iniziano a tremare. Tutti questi strumenti, dopo tutto, si basano su un semplice concetto: che le rate del mutuo vengano pagate. E a un certo punto i debitori cominciano a mostrarsi insolventi. Le famiglie. Tante rate dei mutui non vengono pagate e il valore dei titoli che fanno riferimento a questi mutui crolla. Le banche così si ritrovano con un buco enorme, generando una crisi di liquidità senza precedenti. Tra i maggiori banchieri degli Stati Uniti, solo uno si è messo al sicuro. Solo una banca è rimasta poco esposta alla crisi dei subprime: JP Morgan, con il bilancio fortezza di Jamie Dimon. E soprattutto, a differenza delle altre, è piena di liquidità. Proprio come voleva Dimon. Portare la sua banca ad avere molta liquidità, proprio mentre le altre ne hanno poca. Così nel marzo del 2008, mentre tutti sono nel panico, per Dimon iniziano i giochi. Bear Stearns dichiara bancarotta, la prima banca a fallire per via della crisi, ma la quinta più grande d'America. Finalmente tutti si rendono conto che c'è un problema vero. Il governo va nel panico. Bear Stearns va salvata. Per salvarla qualcuno la deve comprare e ad avere i soldi in pratica c'è solo JP Morgan. L'unico a cui possono chiedere aiuto è proprio Jamie Dimon. Quindi bisogna negoziare. Alla fine Dimon accetta di acquisire Bear Stearns per $10 ad azione. Ma è solo l'inizio. La situazione peggiora ancora. Anche Lehman Brothers crolla. Il governo allora chiama tutte le più grandi banche e chiede di consolidarsi in gruppi sempre più grandi. Su questa stessa linea, qualche mese più tardi, JP Morgan acquisisce su richiesta del governo federale anche la Washington Mutual per 1,9 miliardi di dollari. La WaMu era già sotto l'amministrazione straordinaria della FDIC, l'ente federale che vigila sui conti correnti. Così la FDIC vende la rete di sportelli della WaMu a JP Morgan Chase. Certo, da una parte queste acquisizioni pesano sul bilancio di JP Morgan, perché fanno sì che la banca erediti, per così dire, tutte le passività, tutti i costi in eccesso. Soprattutto ereditano i debiti da coprire, visti i buchi di bilanci creati dai mutui. Insomma, serve tanta liquidità per salvarle. Ma il bilancio fortezza serve proprio a questo. La liquidità, infatti, non le manca. JP Morgan ha tutte le risorse per far ripartire le nuove banche, salvandole e tenendosi i loro asset e soprattutto tenendosi i loro clienti. Per Dimon quindi il momento è arrivato. Finalmente supera Citigroup e JP Morgan diventa la banca più grande d'America con più di 3.000 miliardi di dollari in asset. Un bilancio gigantesco. Così proprio JP Morgan ha potuto salvare diverse banche che se non fosse stato per il bilancio fortezza nessuno avrebbe potuto salvare. Nessuno avrebbe avuto i soldi per farlo, se non il governo stesso. Quindi in pratica, senza la JP Morgan di Dimon, è probabile che sarebbero fallite altre banche. L'ultima acquisizione importante di JP Morgan Chase ha a che fare con un altro salvataggio indicato dal governo, quello della banca First Republic nel 2023, quando tutti pensavamo di essere sull'orlo di una nuova crisi globale. E così conferma ancora la capacità di JP Morgan di dare il meglio nei periodi di crisi. Oggi nel 2024 ha una capitalizzazione di mercato di 560 miliardi di dollari e asset per quasi 4.000 miliardi. Dimon da parte sua ha un patrimonio stimato di 2,2 miliardi di dollari e secondo Forbes è la 19ª persona più potente al mondo. Non ci basta, Dimon ormai è diventato il principale interlocutore della Casa Bianca quando si tratta del settore bancario e ultimamente si sta concentrando in maniera particolare sul livello di debito degli Stati Uniti. Non sarà mica che stia cercando un posto proprio nel prossimo governo americano? Beh, questo lo lascio a voi, che io per oggi mi fermo qui. Come al solito, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!